Beh, non tutte le ciambelle riescono col buco, probabilmente è quello che ha pensato Leo Fender dopo aver visto dal vivo la sua prima Jazz Master. Scherzi a parte, questa chitarra, insieme ad altre della produzione Fender, fa parte di quello stile che viene chiamato offset, ovvero sbilanciato, asimmetrico, per via della loro forma del body. E da sempre questa irregolarità è probabilmente fra i primi motivi che portano noi chitarristi ad avere un'opinione così polarizzata su queste chitarre, soprattutto qui su internet, dove le discussioni in merito a questi modelli si sprecano. Per capire se Fender ha davvero sbagliato tutto con queste chitarre, sono andato sul sito di strumentimusicali.net e ho ordinato 4 chitarre, tutte di design Fender, che hanno in comune la forma offset e che soprattutto non sono stati dei veri e propri successi al loro lancio. Lascio come sempre il link a tutte le chitarre che suonerò in questo video qui sotto in descrizione per fartene approfondire la conoscenza tecnica e fammi sapere subito nei commenti cosa ne pensi dell'estetica. A me sono sempre piaciute tantissimo, soprattutto nei loro colori più audaci. Le chitarre che suonerò in questo video sono una Fender Squire Classic Vibe 60 Jazz Master, una Fender Mustang, una Fender Squire Classic Vibe Jaguar, una Fender Squire Classic Vibe Starcaster. YouTube mi suggerisce che molti di voi guardano i miei video senza essere iscritti al canale, quindi iscriverti e lasciare un like a questo video è un gesto davvero di grande supporto. Siccome sono tutte chitarre molto simili in termini di design, capisco ci possa essere un po' di confusione su quale sia meglio per fare cosa e come suonino. Quindi per partire, piccolo tuffo nel passato, esattamente nel 1958, quando Fender presenta al NAMM la Jazz Master, che come dice il nome, è destinata ad un pubblico ben definito. Il buon Leo aveva pensato a tutto, ridisegnando i pick-up in modo che avessero un suono più rotondo e dolce, più caldo rispetto alle tele e alle strato, una solid body che riuscisse ad entrare nel cuore dei jazzisti. Fu proposta addirittura come chitarra al top della produzione, poiché introduceva diverse nuove evoluzioni sull'elettronica che vedremo fra poco, oltre ad un nuovo ponte che permetteva di essere bloccato per non perdere l'intonazione e il corpo asimmetrico che era studiato per essere molto più bilanciato quando suonate da seduti. Risultato, la Jazz Master fu snobbata dai jazzisti che continuarono a preferire le chitarre semiacustiche e nemmeno i chitarristi blues dell'epoca ne apprezzarono le caratteristiche. Hendrix la prese in braccio qualche volta ma poi l'abbandonò e lo stesso fece pure Clapton. Ma una seconda possibilità per la Jazz Master arrivò dal surf rock che stava esplodendo e i chitarristi di quel genere si innamorarono di quella chitarra. Nel 1962 Fender, dopo aver collaborato con questi musicisti appunto, realizzò la Jaguar. Una chitarra molto simile nel design, con qualche miglioria tecnica e lo stesso ponte che faceva dannare i chitarristi perché non stava intonato, che andava in feedback molto velocemente rispetto alla Jazz Master e con dei pick-up differenti. 2 anni dopo, Leo ci riprova e lancia la Mustang, un'altra chitarra solid body offset che era ispirata alle due precedenti e cercava di portarne avanti la tradizione, cambiando aspetti dell'elettronica e della forma, migliorando il ponte e svasando ancora di più il corpo. Risultato? Il surf rock stava passando di moda e il suono delle chitarre si stava indirizzando sempre di più su delle saturazioni importanti. Queste chitarre, un decennio dopo, furono prima svendute e poi messe fuori produzione. E la Starcaster ebbe una vita ancora più breve, dato che fu prodotta solo dal 1976 all'82 per cercare di contrastare in modo diretto il dominio delle 335 Gibson nel mondo delle semiacustiche. La chitarra era di ottima qualità e proposta ad un prezzo competitivo, ma anche in questo caso i chitarristi rimasero ancorati al loro gusto. Tutto finito? Nemmeno per sogno. Arriva il buon Kurt Cobain, che come elettrica utilizza proprio una Jaguar, addirittura verrà fatta con lui una Jagstang, ovvero una fusione di due modelli, e queste chitarre tornarono a prendere piedi in ambiente indie rock e tuttora sono molto utilizzate.
Partendo dal corpo di queste chitarre, mi rendo conto che rispetto alla mia Telecaster sono tutte effettivamente più bilanciate quando le suoniamo da seduti. Utilizzo principale per cui questo disegno è stato realizzato, come dicevo prima. Il corpo è sagomato e il peso varia leggermente con la Mustang e la Jaguar, che sono più leggere, date anche la scala più corta. Discorso a parte per la Starcaster, che ha una fisicità differente ma che comunque è molto comoda quando la prendiamo in braccio. La Jazzmaster è davvero una chitarra versatilissima per via del suo sistema che ci permette di controllare il suono in maniera approfondita. Questa versione dei single coil quindi sarà più adatta per dei suoni che andranno dai puliti a degli overdrive non troppo spinti, ma la cosa su cui fa davvero la differenza è la sua versatilità quando la usiamo con degli effetti. Circuiti sulla chitarra che sono chiamati molto didascalicamente rhythm e lead, ed entrambi hanno controlli di volume e tono separati con uno switch a tre vie. Si può passare da una modalità all'altra usando un solo interruttore, ed è come se sulla chitarra avessimo un preset per le ritmiche e uno per gli assori, una cosa che davvero all'epoca era molto avanti. Il timbro della Jazzmaster è articolato, scuro, metallico, e nonostante la scala lunga della chitarra, delle corde molto morbide da suonare, cosa che mi è piaciuta molto, insieme alle finiture sempre valide per gli strumenti Classic Vibe di Squire e i suoni davvero molto versatili. Mi è piaciuto poter lavorare di più sul suono sfruttando le regolazioni dei pick-up e come questi interagiscono con gli effetti e gli amplificatori, davvero un plus non da poco per chi come me ama smanettare. E secondo me è una chitarra da prendere in considerazione perché è in grado di spaziare davvero su molti generi senza grossi limiti, forse solo sui territori con delle distorsioni più spinte. Il suono della Fender Jaguar è differente, come anche l'elettronica. Di base il principio è lo stesso. Abbiamo sempre due sezioni di suono, principale, rhythm e lead, ma su lead abbiamo la possibilità di selezionare diversamente i pick-up con degli interruttori e l'aggiunta di un controllo di media che andrà ad assottigliare un po' il suono, che quindi taglierà di più il mix. Come ho detto prima, la chitarra ha una scala corta, quindi è davvero come il burro da suonare. Ma occhio, perché se avete delle mani grandi dovrete riprendere le misure sul manico all'inizio. Questa Classic Vibe mi è piaciuta per la
sua versatilità e anche per il livello di finiture, in questo caso particolare per via dei block sulla tastiera, non scontati su queste fasce di prezzo. Il suono è sempre molto valido, mi sarebbe piaciuto un po' più di incisività sui suoni dei pick-up al ponte, forse per un retaggio dovuto ai suoni di Kurt Cobain, che aveva degli humbucker però. Rispetto alla Jazzmaster, il carattere timbrico è un po' più sottile e più definito, ma la pasta rimane la stessa soprattutto quando utilizziamo i due microfoni contemporaneamente. Non la utilizzerei per farci del jazz, ci siamo spostati dai suoni molto caldi e morbidi della Jazzmaster di prima, ma per l'indie, il rock, il noise, il funk, il blues anche, è sicuramente una chitarra valida e anche questa si mangia molto bene gli effetti. Completamente il setup della Mustang, che abbandona l'elettronica che abbiamo appena visto sulle altre chitarre e monta sempre due single coil, entrambe fuori asse. Nasce come chitarra principalmente votata alla ritmica, anche il fatto che abbia un ponte fisso la rende più adatta a questo scopo, e suonandola ho avuto la percezione che sia una chitarra fantastica come base di partenza per chi vuole un suono ricco di effetti. Mi spiego, il suono pulito di questo strumento è ben bilanciato, con delle alte frequenze presenti e dei bassi morbidi. Andando ad aggiungere diversi effetti, sono sempre riuscito a colorare il suono in maniera interessante, cosa che spesso non accade con chitarre più caratterizzate e spinte, per esempio un Les Paul. Questa Mustang è fatta in Messico da Fender e rispetto alle altre chitarre abbiamo uno strumento esteticamente più semplice, molto piccolo come dimensione, facile e leggero da utilizzare. A livello sonoro, la più grande sorpresa l'ho avuta dalla Starcaster, che mi è sembrata avere un suo carattere ben definito e preciso. Il suono è tondo, ricco di attacco, caldo, come ci si può aspettare da un hollow body con degli humbucker. Quello che mi ha colpito di più però è la grinta che sono riuscito a tirare fuori da questo strumento, mettendo una leggerissima saturazione al suono che diventava molto dinamico sotto le mani. Thank you.
Anche l'elettronica di questa è molto più semplice rispetto alle chitarre di prima e i generi per cui la utilizzerei sono quelli più adatti per tutte le hollow body. Rispetto ad una 335 la forma del corpo è davvero comoda da suonare quando siamo seduti perché non ci costringe a tenere il braccio troppo in alto. Come ho già detto, tutte queste chitarre dalla forma simmetrica hanno come primo pensiero nel design quello di essere utilizzate principalmente da seduti, quindi niente panico, come un paio di scarpe nuove dopo poco ci si abitua e si sta benissimo anche da in piedi dato che sono tutti strumenti super leggeri. Più che aver sbagliato tutto quanto quindi, credo che anche per questi strumenti Fender ci avesse visto lungo e probabilmente, a parte nel caso della Starcaster che è un modello che segue quelli già esistenti, con tutte queste chitarre avesse anticipato i tempi in un periodo in cui i musicisti erano più conservatori, soprattutto nella scena jazz del tempo. Grazie ai ragazzi di strumentimusicali.net per avermi dato la possibilità di realizzare questo video, che spero ti sia piaciuto. Noi, come sempre, ci vediamo alla prossima.